Parlamento italiano, audizioni radiofoniche EIAR. Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze ANE deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Scomoda per la memoria storico-politica dello Stato italiano, perché in effetti la divisione Acqui è stata abbandonata al suo destino, come tutto l'esercito italiano, del resto dopo l'8 settembre, ma con tutta una serie di aggravanti particolari e peculiari. Scomoda per gli alleati, perché Corfù e Cefalonia potevano e dovevano essere sostenute almeno con l'appoggio aereo, e questo non fu fatto, proprio per un preciso disegno politico, non strategico. E quindi è chiaro che si tratta di una memoria che per lungo tempo è stata rimossa, anche perché non si inserisce nel filone tradizionale classico della resistenza partigiana. E quindi per tutta questa serie di motivi è una memoria che ancora oggi pesa sulla memoria collettiva dei popoli e anche degli stati. E Cefalonia costituisce la chiave strategica del Golfo di Patras e quindi di tutta la Grecia, e si pensava nella primavera del 43, era molto verosimile e credibile, che l'offensiva alleata, come del resto volevano gli inglesi, si dirigesse non sul continente italiano ma verso i Balcani, e quindi per questo, per le potenze dell'asse, l'Italia e la Germania, la difesa delle isole Ioni, in particolar modo di Cefalonia, che costituivano l'antemurale strategico della penisola balcanica, rivestiva un interesse strategico primario, e quindi questo spiega molte, molte cose. Innanzitutto è stata dimenticata per tanti anni, perché forse è un po' scomoda. Erano dei militari, quindi sembra strano che poi dei militari abbiano fatto la resistenza. Cioè, è un po'... E poi c'è anche il problema che, diciamo, in Germania c'era bisogno di dare fiducia di nuovo alla Germania. Siccome il crimine è stato commesso dalla Wehrmacht e non dalle SS, che sono in genere quelle che si ritengono responsabili di queste cose, non potevano, diciamo, chiaramente andare contro la Germania. Quindi per questo per tanti anni è stato dimenticato. Adesso credo che sia una questione di non saper bene dove collocare questa storia, sì, perché non è nella, diciamo, nella resistenza canonica dei partigiani, ed erano dei militari però che non hanno aderito alla Repubblica Sociale Italiana. E, insomma, è come se fosse un limbo, ecco. La CGIL ormai da tempo, insieme all'archivio storico, si sta impegnando per far conoscere un po' la storia, in particolare quella della resistenza che c'è stata nel nostro paese. Cefalonia, perché un atto molto grave da parte dei nazisti, che hanno trucidato migliaia di italiani senza una ragione se non quella della ripicca di guerra, ed era una storia sconosciuta, diciamo. La CGIL, in occasione del 2 di giugno, mettendo insieme la giornata della liberazione del 25 aprile, vuole, attraverso l'archivio storico, portare alla ribalta, far ricordare questa, per non dimenticare, diciamo. Ma io devo anche dare un plauso molto forte a questa associazione
loro ormai da 10 anni sono gli unici, mi dicevano, senza contributo di nessuno, senza finanziamenti, e questo è una cosa, anche questa, che la CGIL deve sollevare, perché veramente è una cosa anomala che un'associazione di volontari, per far ricordare vittime militari italiani trucidati dai nazisti, cioè non ha nessun contributo, e poi si sperperano tanti soldi per cose inutili. Questa mostra, che esiste già da una decina di anni, è una mostra, diciamo, indicativa, perché il locale è abbastanza piccolo, però è il punto di ritrovo, il punto d'incontro di tutti quelli che vengono a Cefalonia per la storia dell'Acqui. Quindi abbiamo fotografie, abbiamo cimeli bellici, e cerchiamo di mantenere, diciamo, il ricordo anche dei locali, che è una delle cose più importanti, perché sta andando perso, ovviamente, perché hanno una certa età anche loro, sono passati ormai degli anni, e cerchiamo di mantenere le registrazioni dei loro ricordi. La CGIL è qui e quindi assume un primo impegno di pubblicare una guida sugli itinerari della memoria che l'associazione ha fatto e ci ha detto che è pronta e che non riesce a trovare nessuno da pubblicare. Io ho parlato col segretario regionale Michele Gravano, che mi ha dato l'ok, quindi la CGIL si impegna a pubblicare questa guida in modo che tutti quelli che arrivano possano avere proprio una guida che li porta sui luoghi dove c'è stato l'eccidio. Qui dobbiamo ringraziare il nostro responsabile Gianni Marino dell'archivio storico, che ormai da 4-5 anni porta persone a Cefalonia. Io penso che quella vogliamo testimoniare, insomma, la nostra contrarietà a qualsiasi forma di violenza e di guerra, e soprattutto far capire alle nuove generazioni che la guerra non è mai una cosa positiva e che di fronte alla guerra si diventa disumani. Non si spiega altrimenti perché tanti uomini, tanti sono stati trucidati quando già c'era un armistizio, quasi per ripicca, insomma, quasi per vendetta, come se fossero animali, e questa è una cosa che non si deve mai dimenticare. In giro nel nostro paese ci sono tante cose di questo tipo ancora, che tutte le associazioni che fanno questo per far ricordare la resistenza rispetto a chi vuole mettere in discussione invece il 25 aprile la resistenza, io penso che la CGIL anche per questo motivo sta qui e starà su tutte le altre iniziative per non far dimenticare quei giorni bui, e soprattutto per lanciare un messaggio che bisogna tutti, specialmente le giovani generazioni, battersi contro ogni forma di violenza e di guerra. Adesso abbiamo fondato una fondazione, si chiama Fondazione Europea Cefalonia Corfù 1941-44, perché la cosa fondamentale è questa, che noi dobbiamo cercare di allargare tutto il discorso, non solo al 1943 e al settembre del 43, alla strage degli italiani. Ci dobbiamo dimenticare che noi italiani siamo venuti qui come occupanti, per cui abbiamo, anzi, le isole Ionie sono diventate territori annessi all'Italia. Fu imposto l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole, abbiamo dei libri delle scuole elementari in italiano, dove gli studenti greci di Cefalonia dovevano imparare in italiano. È stata un'occupazione, ma non solo un'occupazione, qui ancora di più era stata un'annessione al Regno d'Italia. Dovevano fare il saluto fascista, beh, questo è il minimo. Per andare in Grecia, nel continente, quelli di Cefalonia dovevano andare col passaporto. Quindi, insomma, quindi abbiamo fatto questa, siamo stati tra i soci fondatori di questa fondazione europea, che però allarga l'ambito dell'interesse, e con la fondazione speriamo di riuscire ad avere un locale adatto, vorremmo fare veramente noi parliamo di museo laboratorio memoria futuro, quindi per una memoria, cioè un futuro che si basa su una memoria, insomma. Thank you.
was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah. This floor, you know, I used to live alone before I knew you, and I've seen your flag on the marble arch, and love is not